Se volete comprare un credito a bassissimo costo, passate da IGDM, link in descrizione con il mio coupon risparmiare tantissimo. Vari modalità di pagamento, di spedizione e soprattutto con il supporto. Vedete gli esperti del settore e conoscete il passaggio credito alla perfezione, è il momento di spacchettare e comprare in ottica. Nuovissimo draft con i Toti difensori, un fenomeno ragazzi, l'incubo di tutti, Van Dijk è uscito con un playstyle del procione che ha finito questo gioco, è terminato. Oltre a loro ci sono anche quelli femminili, intanto possiamo già vederne qualcuno, però ci sono anche le nuove Toti Icon, secondo team Toti Icon con Ham, Ferdinand, Mataus, Lam e Sien. Il Toti maschile e il Toti femminile è completo, due team di Toti Icon e in più stanno arrivando il 12esimo Toti. Venerdì più le menzioni d'onore, vi posso già liccare Cristiano Ronaldo sarà il 12esimo Toti, un fenomeno. E in più Trent e Valverde menzioni d'onore. Chi saranno gli altri? Sul mio Instagram avete tutti quanti gli spoiler. Adesso andiamo a provare i nuovi difensori Toti, perché voglio provare almeno uno di questi difensori Toti. Prima di andare a provare ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti, avete trovato qualche Toti oppure li avete provati? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Un bel mi piace per mandare avanti questi video, quindi raga spacchiamolo di mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque e basta parlare, lanciamoci nel draft. Andiamo a prendere il modulino, speriamo in qualcosa di bello. 4-3 offensivo, la difesa 3 la skipperei, 4-3-3 normale e poi 4-3 difensivo. Sono indeciso, vado sul 4-3 classico. Non c'è nessun modulo che mi fa impazzire, ma tanto a noi non ci interessa avere questo modulo incredibile. A noi interessa provare i Toti difensori o Toti Icon difensori. Vado boh, con Marez, dai, non ci interessa nessuno. Noi andiamo subito sul TS perché la difesa è quello che a noi ci interessa. Già ho scartato un draft e partiamo raga malissimo. Dai, un bel Toti difensore nuovo. Un bel Toti. Porca puttana, che capello però questa, beccati là che capello, dai, ti prego. Ti prego, un Toti difensore, non farmi spendere altri 15.000. È proprio lui. Doppio Toti, doppio Toti difensore. E ovviamente Ruben Dias, sei molto carino, ma abbiamo il difensore più forte della storia di FIFA probabilmente. Gli hanno aggiunto anche il procionone. Fammi un po' vedere questo matto. 3-3. Veramente incredibile, guarda là, vabbè, la difesa, la forza, ma lasciamo perdere. Ha praticamente quasi tutti, peccato gli potevano dare anche intercetto così per farlo ancora più buggato. Gioca d'anticipo e blocco, aumenta ulteriormente il raggio d'azione della intercettazione, migliora la... Mamma mia ragazzi, ho qualcosa di buggatissimo. Andiamo ovviamente a prendere la carta che tutti volevano sapere. Oh, e ora vedi FIFA. Felice e contento e sono doppiamente felice e doppiamente contento perché la nuovissima Toti Icon, il buon Philip, lo mettiamo anche a centrocampo molto probabile. Vediamo cosa ci droppa perché lo metteremo anche CC. Quindi top, due nuovissime Toti Icon e Toti normale. Super mega contento. Ora cerchiamo di finire il nostro team. Ecco, mi sono dimenticato. Andiamo vai sul CC. Cerchiamo di andare sul CC. Mamma mia, andiamo di nuovo in panchina, va. Torniamo un attimo in panchina che forse è meglio. Porco due che schifo. Torniamo un attimo in panchina e andrei con Grimaldo. Forse richiama Frimpong. Potrebbe richiamarlo, speriamo. E richiama Gazzi, sì. Altro Toti difensore. Let's go, Sghi, let's go. Sì, è così. Sei tu che torni in lobby. Let's go, Sghi, let's go. Questa tipa, lo so che sto andando a giocare con una di 1,78 m. Che 1,78 m e c'ha playstyle forza con 99 forza e 98 aggressività. Minchia, Morata. Madonna, se vado a giocare con Morata mi viene da piangere. Speriamo di no. Ci serve due centrocampisti. Tre centrocampisti. È la giornata dei Toti. Buoni tutti. Dobbiamo testare i Toti difensori. FIFA ci sente. FIFA ci ama. FIFA ci ascolta. Boom. Frimpong. Lam ovviamente lo andiamo a mettere a centrocampo dopo, non vi preoccupate, Lam assolutamente sarà in campo, quindi don't worry guys. Ho appena visto che Lam può fare pure il TS, oh, ma becca di che difesa! Madonna che bella! Vi dico la realtà dei fatti perché Frimpong molto probabile lo metterò attaccante perché metterei UEA dietro. Madonna di Dio, metto Frimpong come attaccante che mi sembra letteralmente Dio, però dai ragazzi, guardate qua che carta che tiene pure questo matto. 4-4, alto alto. Andiamo subito nel match, speriamo bene. Andiamo a vedere questa carta. Tutte le mie aspettative sono su Virgil. Andiamo subito a giocare. Andiamo lo zio Virgil. Che volevi mettere? Che volevi fare? Un passaggio? Non si passa, quella lì è la zona di Virgil. Madonna, Frimpong, arrivaci, però non ti ammazzo. Bravo Frimpong, vai Frimpong.
Vola Frimpong, passala dietro, mannaggia si è addormentato. Mannaggia lui, vabbè Frimpong corre, almeno questo l'abbiamo notato, e meno male. Che bello. Che peccato, l'ama aveva fatto una grande cosa. Ma perché c'è, ma porco due, ma io mi becco Maldini terzino e mi deve marcare Frimpong. Ma perché c'è quel coglione di coso mi deve marcare a Frimpong, mannaggia lui. Ma levati, procionato, procionato da Van Dijk. Bravo Frimpong, recupera anche palla. Finta, bel passaggio. Hop, Barnes sembri mia nonna, traversa. Mamma mia ragazzi, Barnes sembra mia zia. Bravo Lam, ha detto che sta facendo il centrocampista Lam. Oddio, Frimpong è un matto, è crazy Frimpong. Ma perché tanto tra Barnes e quell'altro? No beh, da Vinicius è forte. Ma tanto con la prima punta Barnes, ragazzi, madonna di Dio, teniamo Frimpong. Ma non andassero a cagare. Lam, perfetto negli interventi, quello che mi aspetto da Lam. Frimpong, ha sbagliato tasto. Ma Frimpong recupera palla. No, no, ragazzi, mi sto già innamorando. Vola come poche cose. È infermabile, calcio di rigore. No, è letteralmente incredibile Frimpong. Il dubbio che vi può venire già su Frimpong. L'unico dubbio che vi può venire... Aspetta, tiro una bomba. Plala, prendi stamina, bello mio. Cucciolo, pigliati stamina. L'unico dubbio di Frimpong, ovviamente l'avversario è sempre quel che è. Sempre da mettere vari punti su, i puntini sulle i. Però, no, quitta già, vabbè. Il problema della generale di Frimpong è uno, è molto semplice, che mi viene il dubbio di come utilizzarlo al meglio. Perché vabbè, se la carta era buona, non a caso la sua carta tuono era molto voluta. Il problema è, lo usi TD a tutta fascia, lo usi nel modulo a 3 avanti e indietro, attaccante come sto usando io che potrebbe anche un minimo rientrare. Ti pone dei dubbi questa cosa, perché è veramente forte, eh. Bravo Frimpong, che si sente, ma ragazzi, il fatto che si sente che sia Totti è incredibile. Ma ha una precisione negli interventi sovrannaturale, eh. Pom, ti prego Barnes. Mamma mia ragazzi, vi prego datemi, ma datemi anche un bidone dell'umido. Ma non si può giocare in campo con Barnes, vi prego. Mamma mia Frimpong, che velocità, che accelerazione, che dribbling. Mamma mia ragazzi, vi prego. Ma io prendo ragazzi, ma io vi prego. Ma prima tocca palla a Frimpong e senti una grazia, poi tocca palla a Barnes e ci devo sempre insultarlo addosso. Ma come si fa? No! Ho fatto un fallo come un deficiente e pensavo che non era rosso, perché non era mai rosso. Ho dato il rosso a Virgil, Dio buono, non possiamo testarlo, mi viene da piangere. Bello! Bellissimo! Vola bello mio! Vola bello mio! Hop! Hoplala! Vai Ansu Fati, sei appena entrato! Vai Ansu Fati, sei appena entrato! Palla forte in mezzo! Ragazzi, io mi dispiace che Van Dijk ha dovuto dare la sua anima per colpa di quel coglione di Barnes. Vedi, ho trovato la soluzione. Ansu Fati a sinistra e Vinicius prima punta. Mannaggia a me che non ci ho pensato prima, se no eravamo già 2-0. Quel poverello è stato espulso per colpa mia. Vabbè, che ho fatto anche l'intervento come un coglione, che potevo risparmiarmi. Che cavolo di anticipo! Ma guarda Ansu Fati poi quanto corre, ma quanto è forte Ansu Fati? Palla per Vini, boom! Vini Junior! Facile con Barnes nel campo difendere, è scemo! Facile a giocare contro Barnes. Becca da Vinicius e da Ansu Fati e Frimpong, va! Filip... Oh? Rigore? Arbitro! Arbitro! E ripeto, arbitro! Recupero palla, quello fa fallo a me e gli dai anche il coso. Sono ragazzi, io sono rimasto a bocca aperta, non posso parlare. Cavolo, ma io avevo un Sufati in panchina e non lo mettevo. Ma è davvero così forte? Incredibile, si scoprono nuove cose. Guarda, non cambio selezione. Voglio tornare a difendere con Frimpong. Perché ti prendo palla e ti riparto. Prendo palla e riparto. Non mi interessa. Io non mi fermo, eh. Io non mi fermo. Io vado con Frimpong, eh. Io vado con Frimpong fino alla fine. Vabbè, poi qua ho sbagliato, però vabbè. È stata una cavalcata divertente dalla difesa, dai. Guarda con una matata, ragazzi. Pom di prima. Vini Junior per Ansu Fati. Ansu Fati. Ah, caccialo fuori adesso. Fammi vedere. Van Dijk fuori per un calcetto. Maledetta baldraccona. Bruno Fernandes, centrale come il tuo. 4-1. Dai, please, quittami che voglio farne un'altra, perché Van Dijk, dai, io non posso non testare Van Dijk, per piacere. Guarda qui.
ed è lì. Però che cazzo sto a fare? Che, ma io devo segnare. No, io devo fare gol con Frimpong. Frimpong? Mamma mia, Frimpong! Bravissimo! Ma come muove il pallone? Questi sono i giocatori che da qui capisci quando sono forti. Quando ti riescono a fare la giocata proprio che rispondono al controller in un millesimo di secondo. Lì il 90% dei giocatori perdeva palla, perché quell'intervento fatto dall'avversario è stato perfetto. Ma Brinkt che intervento ha fatto? Ma che? Incredibile, oh. Bell'intervento. Fammi provare. Bravissima. Oddio. Guarda, è strano, eh. Perché non è grossissima, però è lunga ste gambe, oh. Oh, questo è Lam. Incredibile, vabbè. Veramente Lam, sicuramente non è quel centrocampista, perché secondo me non merita di fare il terzino. Secondo me è quel centrocampista che te lo metti, che fa degli interventi incredibili, però ovviamente non può essere fisico. Cioè, secondo me è proprio quello, perché Lam, io ragazzi lo sto utilizzando difensore centrale, Capite la situazione, difensore centrale. Non sbaglia un intervento, ragazzi. Non sbaglia un intervento, incredibile. Ma va che sta Brinkt, Io pensavo che era una pippa. Ma schifo non è, Mamma, io vi dico con sincerità, ma brutta non è. Mi aspettavo un obbrobio, invece... Oh. Cioè, invece fa, ragazzi, ma invece fa. Questo ha messo l'elastico al pad, ma zio Canolo, ma che sbatti. Dai, ma che palle. Vabbè, faccio un altro gol con Frimpong, tanto per. Finisce quel match, 7-1. Ovviamente al 60esimo questo qui ha già mollato, quindi non abbiamo potuto continuare dopo, perché che senso aveva continuare senza che giocasse. L'unico mio malincuore e dispiacere, vabbè, è che Van Dijk non l'abbiamo potuto notare per tutta la partita, che non poteva sodomizzarlo a dovere. Però vabbè ragazzi, non servo io, vabbè, Van Dijk era solamente un'attesa di hype per sentire quanto è superiore a chiunque. Alla fine non serviva un test, perché un test a Van Dijk, Van Dijk oro e dio, Van Dijk Toti con il procione doppio playstyle, tutto potenziato Toti, è una roba di finimondo. Molto molto positivo Lam, che di solito Lam non è positivo. Super sorpresa sta ragazza. Super sorpresa, perché sicuramente non è Ruben Dias, non è Van Dijk, non è questo qui. Però se questa qui la trovate Toti, non scambiabile, oh, non è così brutta. Perché io vi dico che ha fatto dei bellissimi interventi difensivi anche su Kylian Mbappé girato. Non male. Dove rende meglio questa carta? Perché terzino dietro bloccato? No. O terzino tutta fascia, quindi date il partecipa all'attacco, che potrebbe essere buono. Se giocate con una difesa a 5 o una difesa a 3, esterno a tutto campo. Oppure come esterno d'attacco, perché ok, non avrà il tiro che ha una finalizzazione incredibile, però ho 99 posizionamento d'attacco, 89 finalizzazione, non ha un tiro così incredibile, però raga, 99 di cross, c'è anche quel cross buggato e te lo mette in testa. Non li ho provati, ma 99 di cross più cross buggato, wow. Adesso mi pone delle curiosità, vorrei davvero sapere come cross, perché secondo me è buggatissimo. Grande dribbling, buona difesa, il fisico è un po' così, però comunque ci sta, dai, raga. Carta superba, veramente test super positivo, mi sono piaciuti tutti, veramente mi sono piaciuti tutti. Signori, sono già al termine anche di questo video, spero davvero che vi sia piaciuto. Se è così ragazzi, tantissimi mi piace, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque. E dopo tutto questo, vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio il sostegno, da Exit è tutto. Haters make me famous. Counting down the days to get out, 'cause I need to learn.